l'idea di raccontare la vita segreta delle persone, insomma, tutto quello che c'è dietro, quello che non confessiamo, quello che non possiamo confessare, era interessante, però non riuscivo a trovare un modo per raccontarlo, no? Oggi, come dicevo, è difficile essere originali nelle idee, probabilmente dobbiamo essere originali quantomeno nel punto di vista, nel modo di narrare. E fino a quando è venuta l'idea del cellulare, perché in realtà con gli sceneggiatori, mentre lavoravamo, questo film aveva proprio preso una strada diversa, e questo gioco del cellulare sul tavolo era in origine una scena del film in cui una persona metteva lì il cellulare, voi lo fareste, gli altri dicevano di no e lì finiva. E quasi per gioco tra di noi ci siamo detti: se continuasse il gioco, cioè, e se il film fosse questo gioco, cioè se il cellulare diventasse il protagonista assoluto per raccontare, sembra un po' una follia, no? Fare un film sul cellulare. Però poi in realtà abbiamo provato ad andare avanti a raccontarcelo questo film, e più andava avanti più funzionava, più andava avanti più venivano idee. Nel senso, alla fine l'abbiamo scritto in poco tempo, è venuto il getto di pancia, quindi probabilmente era uno strumento fertile per raccontare adesso il nostro presente. Ma quindi io sono rimasto sorpreso questo lavoro, nel farlo, non nel vedere il film finito, perché ho capito che poi certe rigidità che mi hanno accompagnato a me, per esempio, nello scegliere un certo tipo di percorso, nel dividere le cose tra il film, una commedia, un film drammatico, eccetera, invece poi se uno riesce a trovare una sintonia, non solo insieme agli attori, ma insieme anche al regista, adesso dico perché poi io e Paolo questa cosa ce ne siamo detti, alla fine sono contento di averlo fatto e anche stupito di come l'ho fatto, e quindi non so, è una bella cosa. Che bravo! È scontato che si trova qualcosa, che si trovi qualcosa. Questo è stato un pretesto ovviamente nel film per suggerire, secondo me, e spero che poi alla fine arrivi il messaggio reale, almeno a quello che ha colpito me, è che sia un inno all'andare oltre, sia un inno allo smetterlo un pochino di utilizzare e di sublimare sempre questi attrezzi, e sia un inno a dirsi le cose, a prendere diretto la vita, i rapporti, le esistenze. E per quello non lo farei, perché comunque sicuro succede qualcosa. I messaggi non solo devono avere un contenuto scottante, il problema è chi lo recepisce, chi lo legge, è la fruizione, i filtri, è quello che rende problematico e scottante la lettura del messaggio o la mail. Per cui chiaro che non lo farei. Io penso che è appunto un film dove non si esce come una catarsi, nel senso che però secondo me ci sarà una grande immedesimazione nel bene e nel male, e per questo spero che le persone abbiano il coraggio anche di suggerirlo e di volerlo vedere, perché in realtà vedersi rappresentati in questo modo potrebbe essere anche un modo per dire: forse ne devo fare un uso un pochino più consapevole. Il fatto di lavorare sulla sceneggiatura con gli attori insieme, eccetera. Questa cosa che dici tu era esattamente esplicitata in sceneggiatura, forse abbiamo pure girato, non ricordo, insomma, c'era in sceneggiatura, in prova, il riferimento veniva fatto alle riunioni civili, veniva fatto a tutta questa situazione. Poi parlando con loro, questa scena in particolare con Valerio che l'ha fatta, è un consiglio che io ho accolto, ha detto: guarda, non c'è bisogno di sottolinearlo, arriva lo stesso. Infatti arriva, lei dice, hai ragione. Grazie. Però chiaramente il tema è quello. Sono molto felice di lavorare con Valerio perché ci siamo divertiti moltissimo, ci siamo divertiti proprio tanto, perché è innegabile, e secondo me è riuscito a fare perfettamente questa immagine di uomo stanco, e abbiamo restituito solo un'immagine di coppia molto attuale, molto vera, lavorando molto per sottrazione, e questo perché Paolo ce l'ha chiesto, perché poi ho fatto la cifra di Valerio a cui mi sono molto intonata, e secondo me siamo riusciti a fare delle cose belle, insomma io sono molto felice del lavoro che abbiamo fatto in coppia, a parte che stiamo bene vicini, credo.
no? E quindi però voglio anche parlare veloce del rapporto anche con le colleghe, che è stato una bellissima collaborazione, quindi sono molto felice e ci siamo tanto consigliate, siamo molto sì, consigliate il termine giusto, cioè alla fine nel mio chat ci dicevamo quello che ci è piaciuto dell'altra, quello che ci piaceva meno, in maniera molto sincera. E questo solo ha fatto sì che, già coadiuvati dal lavoro di Paolo, siamo riusciti a dare un quid in più alle nostre interpretazioni. Abbiamo lavorato in coppia, ma eravamo in realtà sempre tutti insieme, quindi quello che costruivamo era qualcosa di molto piccolo dentro il contesto corale. E quindi quello che abbiamo provato a raccontare insieme a Paolo era una coppia giovane, un amore giovane, in questo senso, cioè loro sono tutte coppie che stanno insieme da molti più anni, noi siamo sposati da pochissimo, e quindi questo amore fresco che perde qualsiasi illusione alla fine. Io e Marco siamo una coppia perfetta, quindi credo che la scelta non è stata allora, che nessuno lo dice, è Marco lì. Quindi, sono omosessuale. Devo dire, la parte mia è stata molto. Abbiamo un tempo, faccio il cornuto nel decino. Vabbè, soprattutto la serie dei ragazzi. Come sei rapportato con la cifra con la, sì, con la cifra del cornuto? Bene, perché poi essere cornificato da Leo mi è successo pure nella vita, purtroppo qualche anno fa. Riprendiamo un po' cazzarola. No, mi sono trovato bene di fare la parte, insomma, di quello un po'. Di solito faccio quello che cornifica. No, non ho mai fatto, nella vita pure quello, no, mi sono sbagliato. Non è vero, ragazzi, io e Cascia siamo stati benissimo, a parte la cosa che ha detto lei, che gli italiani non sanno fare il pane, durante le riprese, guarda un po', guarda che silenzio. No, siamo stati bene, poi ci vogliamo bene. In un film come questo, noi abbiamo lavorato in sequenza tutte le sere, dalle 6 di pomeriggio alle 2 di notte, a volte alle 3, cioè più o meno all'orario di, insomma, allargato di una cena. E questo tutti i giorni, spesso con lo stesso cibo davanti, nel senso che, come dicevamo prima, per alcuni di noi è cambiato il rapporto con gli gnocchi, è più sano, per 4 settimane di gnocchi, io da settembre ancora non l'ho. Anna, noi abbiamo una chat, Anna ha scritto l'altro giorno, ho rimangiato gli gnocchi, per farvi capire, perché poi tu li ritrovavi, cioè quello, l'assistente scenografo che li rimette esattamente come stavano il giorno prima. Quindi posta gli gnocchi come se fosse una installazione. Quindi, sì, dopo un po'. Però la cosa è che conoscendoci tanto, ovviamente, è da tanti anni, da più di 20, qualcuno, insomma, ecco, litigare con Valerio in quel modo è stato. A un certo punto, no, se la distanza con i personaggi si assottiglia e quindi diventa un lavoro umanamente pure interessante, non solo professionalmente. No, forse probabilmente perché a Roma su certe cose non si scherza, me ne ha preferito trovare un uomo romano per prendere un ruolo del dato, sì, oppure per vedere l'effetto che fa un frosso fuori dal raccordo.